Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Come potrete intuire dalla location, oggi faremo una video ricetta. Ed è una video ricetta di uno spuntino. Mi è venuta perché avete presente quando magari avete una voglia irrefrenabile di dolce, però state cercando di seguire un'alimentazione più sana, state cercando di stare un po' più attenti a ciò che mangiate, quindi magari non volete qualcosa di troppo calorico? Ecco, questo è uno spuntino che io faccio spesso e che ho pensato di condividere con voi perché placherà la vostra voglia di cose dolci, però senza sentirvi in colpa perché è super light. Bene, bando alle ciance, passiamo al video. Ah, vi ricordo, se vi scocciate di guardare il video, anche se sarà breve, la ricetta la trovate anche sul mio blog www.lospaziodimeri.it, vi metterò il link giù nell'info box. Vi lascio al video. Allora, per realizzare questa ricetta avremo bisogno di pochissimi e semplicissimi ingredienti. Allora, avremo bisogno di una banana che dobbiamo andare a tagliare a cubetti, dello yogurt magro, io ho questo qui della Selex, però potete prendere qualunque tipo di yogurt, io ho preso questo magro proprio per evitare di metterci troppe calorie, ecco. Se siete vegani potete tranquillamente usare anche uno yogurt vegetale e un cucchiaio di cacao amaro in polvere. Se poi ci rendiamo conto che il nostro composto è troppo denso, possiamo aggiungere anche una goccia di latte. Io ho questo qui ad alta digeribilità, però potete usare tranquillamente anche una bevanda vegetale. Io ad esempio adoro tantissimo la bevanda all'avena, il latte d'avena, e abbiamo bisogno di un frullatore ad immersione o eventualmente, se non ce l'avete, un frullatore normale. Adesso vi lascio al procedimento. Composto che dovrete ottenere deve essere appunto bello liscio e senza grumi, e a me piace che sia bello cremoso, non mi piace troppo liquido, però voi potete aggiungere più o meno latte in base a come vi piace, e potete farlo anche solo con lo yogurt o senza lo yogurt, magari solo con il latte, quindi fate un po' come volete. Già così va benissimo. Io per renderlo ancora più goloso ho tagliato a scagliettine giusto giusto due quadratini di cioccolato fondente e li vado ad aggiungere. E aggiungo anche giusto un cucchiaio di muesli croccante per dare un pochino di croccantezza. Ecco qui, evitando possibilmente di fare un macello. E niente ragazzi, il mio snack è pronto. Volendo potete farci anche proprio colazione con una cosa del genere. E se per me va bene così, nel senso non ci vado ad aggiungere né zucchero né dolcificanti, però se magari voi volete sentire un pochino in più il sapore dolce, potete aggiungere magari un dolcificante a piacere, meglio se ipocalorico. Io vi consiglierei magari un pochino di stevia, o altrimenti come me non aggiungete nulla perché va benissimo già così, perché comunque la banana è un frutto abbastanza dolce già di suo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, io adesso vado a gustarmela e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!